Oh, voglio fare sto video in Mestalianza, po'. È un po' richiamo proprio ai primissimi video, però, regà, oh, fa freddo. Stiamo a Roma, fa freddo, fanno 6-7 gradi. Fa freddo, lo so. Magari chi abita in montagna dice, vabbè, ma per 6-7 gradi ti stai a lamentare. Vabbè, a Roma siamo abituati a temperature un po' più alte, quindi 6-7 gradi per me fa freddo. Top invernale. Partiamo subito a... Naso matto. Naso matto, in realtà di naso matto ne potrei quasi mettere un po' 8 insieme, che sarebbero Pardon, Baraonda, Blamage e Narcotic per il pubblico femminile. Io qua da farvi vedere ho Baraonda col suo fantastico tappo, belli, mamma mia, raga, cioè, i packaging di naso matto sono qualcosa di spettacolare. Se volete il busi per eccellenza, Baraonda di naso matto, ma proprio manco senza pensarci due volte. Durata incredibile, sillage incredibile. Raga, non 20 spruzzi, ne dovete fare 2-3 massimo, ma proprio massimo, 2-3 spruzzi, perché se ve ne fate 20, no, ho fatto già l'altro video. Pardon, ho un campione, quindi è quasi inutile che ve lo faccia vedere, però Pardon di naso matto, per chi volesse un profumo cioccolatoso, liquoroso. Sempre un po' sullo stile Busi Gourmand, sì. Quindi se voleste quel genere lì, cioccolatoso, bello, signorile, elegante, Pardon, raga, è uno dei migliori in commercio. Poi andiamo a Blamage, che c'è anche il noto film, il docufilm di Alessandro Gualtieri, The Nose, che mi sarò visto tipo 20 volte, 20 volte è pure poco. Blamage, mamma mia, raga, che buono, che buono. Che poi, perché no? Pure su una ragazza vestita in un certo modo, magari con un bel cappotto in cashmere. Non male, alla fine Iris, Sandalo, vi dico ovviamente le note che percepisco perché Gualtieri, come sappiamo, non rivela le note dei profumi, quindi storia vecchia ormai, io lo ripeto sempre, ma per chi magari non lo sapesse, comunque ha questi sentori qui, quindi Iris, Cuoio, Sandalo, sicuramente forse ci sarà qualcosa di oud, ma mi sbilancio. Profumo elegantissimo. Se vi piace il sentore di un cuoio talcato, cremoso, legnosetto, Blamage è veramente tanta, tanta roba. Narcotic Venus, per mia opinione, pubblico femminile. Se vi piacesse l'accordo che poi ha costruito Gualtieri, Tuberosa, Gelsomino, poi è nato Gucci Bloom e poi sono nati un sacco di altri profumi. Comunque, se vi piace Tuberosa, Gelsomino, Bouquet Floreale, molto molto femminile, Narcotic V, mamma mia, raga, Narcotic V è prima o poi lo comprerò anche a Martina. Vi dico, leggera digressione, indosso anche Absinthe di naso matto in inverno, ma io lo indosso anche in estate, un po' un 4 stagioni, però vabbè, non ci perderò nemmeno 30 secondi perché ho fatto 200 video di recente su Stronger With You. Io continuo a preferire la versione Eau de Toilette perché mi sembra la più bilanciata, la più equilibrata, la più giusto equilibrio, dolce, fresco, versatile. Sì, secondo me è il giusto equilibrio, però so che la versione Intensely è quella forse più apprezzata nel mondo, ma io continuo a preferire la Eau de Toilette. Ritorniamo un attimo in casa Gualtieri con Orto Parisi, la sua seconda linea di profumi. Brutus, per chi amasse i vintaggioni, deve andare su Brutus. Io in questo video ovviamente non posso mettere 50 profumi, raga, perché comunque un po' per il tempo, un po' perché
ho fatto 200 classifiche sul mio canale e anche top passate vanno benissimo quelle, se no sarei ripetitivo. Però comunque se vi piacessero i vintagioni, quindi Sentore, un po' Fougère, un po' Mandarino, un po' Patchouli, queste note qua ovviamente, ripeto che lui non rivela le note, queste sono percezioni, ma è un po' quello il genere. Ma chi non volesse appunto rinunciare alle performance del profumo, che quale brand migliore di Gualtieri con Brutus di Orto Parisi? Poi andiamo un attimo alla sezione un po' più luxury, quindi Bois de Portugal di Creed è sicuramente uno dei più versatili per quanto riguarda il contesto invernale, quindi questo sentore pulito, signorile, lavandoso, frizzantino, questo connubio tra note speritate, note fougère, regà, cioè Bois de Portugal non c'ha bisogno veramente di parole e di presentazioni. Ripeto, non lo voglio tagliare, ripeto, profumo che era di Frank Sinatra, e questo vi dice un po' tutto. Anzi, e tra l'altro, non da sottovalutare, è uno dei Creed che anche dura di più, quindi valore aggiunto. Poi andiamo, in realtà non lo voglio nemmeno togliere dalla scatola perché posseggo una versione vintage di Royal Oud, sta qua dentro, non è vuota la scatola, sta qua dentro, però non me vade tirarlo fuori. Royal Oud, per chi amasse il genere orientale, questo oud in chiave occidentale presentato da Oliver e Erwin Creed, suo figlio. Se amaste il genere orientale, questo oud però in chiave occidentale presentato da Creed un pochino di anni fa, è sicuramente uno dei migliori. E calcolate, vabbè, oud, note sempre esperitate, un po' il marchio di fabbrica di Creed, però con queste note più orientali appunto. E c'è anche l'angelica all'interno di questo profumo, ma principalmente pepe, oud, e contornate appunto dagli agrumi iniziali. Vabbè, no. Io vi ancora presento Creed, raga, come se non lo conoscesse nessuno. E questo era il lato luxury. Poi andiamo a un altro a un altro grande marchio della profumeria artistica, e sto parlando di Montale. In realtà di Montale non ci sono andato leggero perché ho messo Oud Pashmina, che forse potrebbe essere il mio forse preferito di Montale al momento. Buonissimo, cioè veramente, prima o poi lo comprerò. Non l'ho ancora comprato soltanto per il prezzo, perché ahimè questi profumi costano. E per quanto riguarda invece la parte femminile, i soliti, rega, Intense Café, Roses Musk. Se voleste qualcosa un po' più di particolare e meno comune, Sensual Instinct non è male, ma ce ne sono tanti. Cioè, se voleste in inverno scia, persistenza, bontà, sexaggine, tutto questo in un profumo, dovete andare per forza sui Montale o so pochi altri brand. Anche qua, in realtà, ragazzi, il consiglio anche per voi: non ci andate troppo pesante con gli spruzzi, perché Montale già di base ha una performance incredibile. Quindi io andrei tranquillamente di 3 spruzzi, 4 se dovete stare fuori, ma va benissimo questa quantità perché sono veramente forti. Gli ultimi due, si ritorna in casa Gualtieri con Bocca Nera. E Bocca Nera, per chi appunto amasse sempre un po' il genere gourmand, però un pochino più fresco, più particolare sicuramente. Se vi piace il genere di Black Afghano, Terroni, e anche perché no, un po' Stercus, un po' questo genere qui,
scuro, hanno un po' un filo conduttore tra di loro. Boccanera è uno dei più freschi tra loro, e vi dico che Boccanera c'è anche questo sentore particolare, proprio gourmand, appunto, di cioccolato, o comunque, sempre ritorno al solito discorso, queste sono le percezioni. Però sì, Boccanera, per chi amasse Unisex, se avesse questo genere qui, Bocca Nera non è veramente da escludere da questo splendido brand. Quindi sì, e l'ultimo che ovviamente non ho, ma avrò presto in realtà, perché mi sono promesso che prima o poi lo comprerò, magari una buona offerta. Un po' dimenticato, ma regà, meglio, nel senso, un profumo dimenticato, ma che secondo me è molto rivalutabile. Givenchy Pi Greco. Givenchy Pi Greco, la sua formulazione classica, è un profumo strano, particolare, perché firma di Morillas, forse è uno dei più particolari che ha fatto Morillas. C'ha queste note dolcine che derivano dal benzoino, questa resina dolcina. È veramente troppo strano. Io, calcolate, lo conosco da tanti anni, non mi ha mai fatto troppo impazzire, un po' perché non amo i generi dolci, ma non mi ha mai troppo fatto impazzire. Ma questo non mi ha mai fatto troppo impazzire, mi ha incuriosito troppo. L'ho studiato, ho il campioncino, e più lo sento e più lo devo sentire, perché è strano. Quando le cose sono strane e sono un po' difficili da decifrare, sono più intriganti. Comunque non lo sto presentando perché Givenchy Pi Greco è uno dei best seller della profumeria, almeno di anni fa. E perché no? Io una riscoperta la rifarei. È un po' l'antitesi del 1 million, cioè se in qualche modo è uscito 1 million, secondo me è perché ancora prima era uscito Pi Greco. Però Pi Greco, cioè dai, non è paragonabile a 1 million. Pi Greco è più elegante, è più raffinato, è più upscale, è più tutto, cioè non c'è paragone, secondo me. Quindi, se voleste un profumo su questo genere qua, Pi Greco, veramente tanta roba. Bene, ragazzi, io spero di aver messo delle opzioni per quanto possa interessanti, diverse più o meno dal solito. E se aveste, come al solito, curiosità, commenti, qualsiasi cosa, qua sotto il video. E noi ci vediamo al prossimo video. Oggi che cosa spruzzo? Oggi andiamo con naso matto, paraonda.